buongiorno a tutti. Volevo salutare, qualche saluto me lo concedete, volevo salutare tutti voi che siete presenti qua oggi, volevo salutare Sua Eccellenza Monsignor Dettori e tutti gli altri prelati che ci sono qua con noi, e soprattutto volevo salutare e ringraziare Don Marco Lai, che mi ha concesso l'opportunità, la possibilità di partecipare a questa splendida iniziativa, e soprattutto ha fatto sì che si realizzasse il mio desiderio, ossia quello di parlare di fronte a mio padre, dopo che tante volte io l'ho ascoltato in interessantissime conferenze, una volta tanto, la prima volta le parti sono invertite. Quindi, per cercare di riequilibrare le cose, il mio intervento odierno durerà all'incirca un'ora e mezzo. Naturalmente sto scherzando, sarò brevissimo, spero in dolore. Quando mi si è chiesto di partecipare a questa conferenza, mi è stato chiesto di essere testimone della mia esperienza. E vi devo confessare che mi sono trovato in imbarazzo, perché ritengo fermamente che la mia esperienza da obiettivo di coscienza non verrà ricordata negli anni, benché io abbia fatto il mio dovere, abbia fatto quello che mi è stato chiesto quando ho lavorato alla Caritas Diocesana di Cagliari, però ho partecipato a una delle tante attività che vengono svolte dalla Caritas e che negli ultimi anni, tra l'altro, sono aumentate in modo esponenziale grazie a Don Marco Lai, che è l'attuale direttore della Caritas. Vi devo dire però che posso vantarmi di aver confermato la mia scelta. Oggettivamente, quando ho scelto di svolgere il servizio di obiettivo di coscienza, non ero particolarmente al corrente di tutte le problematiche di cui sono discusse oggi, non ero sinceramente molto al corrente neanche di cosa fosse obiettivamente l'obiezione di coscienza. Ero di fronte a una scelta obbligata e ho scelto più che altro in ragione dei miei sentimenti, della mia indole, del mio cuore, non razionalmente. Io non sentivo di imbracciare le armi, di indossare la divisa e tutto ciò che comporta fare militare, e quindi ho scelto l'obiezione di coscienza. E devo dire appunto che a tutt'oggi mi posso vantare, l'unico vanto che ho, di aver confermato la mia scelta in maniera razionale una seconda volta, quando mi è stato chiesto di partecipare e dare il mio contributo professionale allo sportello legale che è attivo la Caritas Diocesana di Cagliari. Non so perché, perché l'obiezione di coscienza, prima di essere obiettore di coscienza giuridicamente, una persona è obiettore di coscienza moralmente. Quindi prima arriva la persona, poi arriva lo status giuridico. E l'obiezione di coscienza, oggi si è parlato soprattutto dell'obiezione di coscienza in alternativa al servizio militare, la leva obbligatoria. Ma tutti noi ci possiamo trovare un giorno, se non ci siamo già trovati, di fronte alla scelta se essere o meno obiettore di coscienza. Cosa vuol dire? Sono state date tante chiarissime e importantissime definizioni di obiettore di coscienza oggi, dai relatori che mi hanno preceduto e che hanno parlato, devo dire, di tutto. L'obiezione di coscienza è la possibilità di tutti noi, donne e uomini, di autodeterminarsi in ragione della propria morale. Morale che è soggettiva. Chiaramente, ognuno di noi ha la propria morale. E questa è una scelta che può capitare a tutti noi un domani, di dover affrontare la possibilità, la scelta di essere obiettore di coscienza o meno. Abbiamo detto l'alternativa tra l'essere arruolato militare o meno, ma pensiamo a tutti i medici che ogni giorno svolgono la propria professione. Pensate che, ho letto, sono quasi l'80% i medici obiettori di coscienza che si rifiutano di praticare le tecniche dell'aborto. È una cifra importantissima. Ma in qualsiasi altra professione si può essere obiettore di coscienza. Tutto ciò è stato detto obiettore di coscienza, si parla di obiezione di coscienza, fino adesso si parla di obiezione di coscienza secondo un legem, qua vado su un territorio che mi è più caro e più consono. Esiste però anche l'obiezione di coscienza contra legem. Pensiamo, come ho detto, la moralità è molto soggettiva. Ci potrebbe essere una persona che ritiene amorale l'obiezione di coscienza in alternativa al servizio militare, perché è un fervente, un militare, giustamente, ognuno ha la propria concezione di vita. Ma esistono anche persone che possono ritenere amorale, per esempio, pagare le tasse. Perché l'obiezione di coscienza cos'è? È obiettare, non ottemperare a un dovere giuridico espresso da una legge. Quindi è chiaro che bisogna fare attenzione a parlare di obiezione di coscienza. Sempre secondo un legem, non contro legem, perché potrebbe essere, come ho detto, anche un obiettivo di coscienza una persona che si ritiene moralmente, che ritiene avere una moralità ineccepibile a non pagare le tasse. Quindi attenzione a questo.
Quindi stiamo parlando di obiezione di coscienza che anche la Corte Costituzionale ha, come è stato detto, trattato varie volte. Infatti è stato detto dalla Corte Costituzionale, mi permetto di leggere direttamente le parole del giudice delle leggi, la difesa della patria, quindi non è solo quella armata, ma è anche quella di chi ha un'idea di patria che non è solo il territorio dello Stato da difendere con le armi, ma più in generale è l'insieme dei valori comuni che fondano l'ordinamento del paese. Quindi vediamo bene che occorre distinguere tra obiezione di coscienza e obiezione di coscienza. Un'obiezione di coscienza che è prevista dall'ordinamento italiano a livello costituzionale, ma è stato previsto anche molto prima, anche da ordinamenti sovranazionali. Io cito l'articolo 9 della Convenzione CEDU, l'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Quindi diciamo che è un insieme di valori che fanno parte di una persona. Molte volte si è criticato la legge sull'obiezione di coscienza, poi ritorniamo a quella che riguarda prettamente il servizio militare. Si è criticata l'obiezione di coscienza, le leggi sull'obiezione di coscienza, perché ritenevano che fossero discriminatori. Diciamo che ormai è diventato un po' una moda criticare la legge italiana, le leggi in generale che fanno parte dell'ordinamento italiano, però è anche giusto dire che effettivamente qualche discriminazione c'è stata. Per esempio l'ultima legge, quella del, innanzitutto prima del 2007, non era revocabile la scelta di essere obiettivo di coscienza, una scelta che, ricordo, normalmente avveniva in una situazione di contingenza, di obbligo, e gli obblighi non sono mai piacevoli per nessuno, ossia l'obbligo di partire militare, una scelta che avveniva in una situazione a volte estrema, perché ci sono persone che hanno dei problemi personali o familiari. Io stesso, quando mi si è presentata il dovere di partire militare, avevo dei problemi familiari, quindi anche la mia forse è stata una scelta di opportunità, che però posso dire di aver alla fine tutelato e confermato in seguito, come ho detto prima. Però ci sono persone che purtroppo hanno avuto la necessità di scegliere l'obiezione di coscienza, di scegliere, scusate, di poter scegliere in una situazione di contingenza, e hanno avuto scegliere l'obiezione di coscienza, però non è detto che ci credessero realmente, e non per questo sono da condannare. Quindi la legge prevedeva che non ci si potesse sottrarre alla scelta fatta in quel frangente. Una legge del 2007, l'ultima sull'obiezione di coscienza, invece ha previsto che dopo 5 anni dal congedo, l'obiettivo di coscienza poteva appunto revocare la propria decisione e accedere a quei concorsi che per esempio gli erano vietati. Una legge che permette la revoca dopo 5 anni, che è una preoccupante per quanto mi riguarda, un preoccupante richiamo alla riabilitazione penalistica dei 5 anni da quando è stato commesso, da quando c'è stata la condanna dopo la commissione di un delitto, un'assonanza che secondo me è inaccettabile. Voglio leggervi, e qua mi avvio a concludere, un passo del processo, degli atti del processo che hanno condannato, in cui è stato condannato San Massimiliano, che viene riconosciuto come il primo obiettivo di coscienza della storia. Secondo quanto stabilito dalla legge romana, stiamo parlando del secondo secolo d.C., il servizio militare era obbligatorio per tutti i figli dei militari graduati. Massimiliano, pur essendo figlio di un veterano, Fabio Vittore, si rifiutò di arruolarsi nell'esercito romano. Per tale ragione, il 12 marzo dell'anno 2295 d.C., venne condannato dal proconsole Pionio e giustiziato. Aveva solo 21 anni, 3 mesi e 18 giorni. Dagli atti del processo, leggiamo anche le lettere che si rifiutava di fare il servizio militare per ragioni di coscienza. Vado a leggervi proprio le dichiarazioni. Dione, il suo accusatore, gli disse: «Fai il militare se non vuoi morire». Massimiliano rispose: «Non faccio il soldato, tagliami pure la testa. Io non faccio il soldato per questo mondo, servi il mio Dio». Il proconsole Dione riprese: «Chi ti ha messo in testa questa idea?» Massimiliano rispose: «La mia coscienza, o colui che mi ha chiamato». Dione si rivolse a suo padre Vittore: consiglia a tuo figlio, scusate. Vittore rispose: «Lui sa da sé, con la propria coscienza, cosa deve fare». Per concludere voglio dare un mio contributo sul tema della pace, che è stato discusso anche prima. Non ci dobbiamo sentire in pace con la nostra coscienza e tranquilli che stiamo perseguendo la pace nel mondo solo perché non ci troviamo in Afghanistan con un mitra spianato. La pace innanzitutto la dobbiamo trovare dentro di noi,
La pace è una cosa individuale, morale, collettiva e anche politica. Quindi la pace deve essere trovata prima all'interno del proprio io e solo dopo all'interno della famiglia, per la strada, ovunque, sul lavoro. È solo così che la pace potrà diventare un sogno realizzabile e non un'utopia come adesso.